Il primo dei miei racconti metafisici leccesi è quello di un cuoco, diventato Indiana Jones suo malgrado, per colpa di una fogna. Il barista esploratore è pazzesca sta cosa. Ho sempre lavorato in cucina, ho avuto sempre trattorie, ristoranti e niente, avevo deciso, siccome questa era una proprietà mia, i figli si erano fatti grandi, di aprire una trattoria. Però non andava bene la fogna, per capire perché non andava bene la fogna e sono iniziati i miei guai, perché poi dopo alla fine abbiamo trovato dei reperti dell'anno 1000 e alla fine adesso gestiamo questo museo per poter andare avanti, gestiamo pure un bar qui vicino. Io convinto che avremmo risolto in una settimana, invece gli scavi sono andati avanti 6-7 anni. Avevo comprato perfino i blocchi per murare. Ogni notte sognavo che venivo qui e muravo, perché non volevo più andare avanti. Le cose sono cambiate grazie, come al solito, agli americani, perché ci hanno dedicato la prima pagina. Da allora è andato molto bene. Luciano, anche a detta del New York Times, ha scoperto un vero e proprio portale temporale. E dopo anni di bisticci burocratici ha deciso di fondare un museo che oggi porta il suo nome. Nemmeno l'ho mai sognata una cosa del genere. Io lavoro dalla mattina alla sera, io e figlia, e tutti buttiamo sempre qui. E abbiamo trovato un affresco templare dove c'è la rappresentazione del terzo occhio, c'è il tempio di Salomone, l'uomo e la donna e il Monte Calvario. Dopo essere finito suo malgrado in una macchina del tempo, il cuoco ha scoperto una grande passione per il passato. Speriamo che riesco a finire, ma io sono fiducioso, sono certo che finirò. Io ho 3 figli, mi servivano comunque almeno 2 camere da letto, anche se sono tutti e 3 maschi, uno Marco, l'altro Andrea, l'altro Davide, che poi sono stati quelli che tra l'altro hanno scavato in primis. Io con una Renault 4 ero solo addetto a portare via il materiale e a stare insieme alla sovrintendenza, insieme agli archeologi. Con grandi sacrifici, magari con altri debiti, però io sogno di finire, di vedere, perché secondo me finita è una cosa veramente bella. Tutto per un tubo di fogna. Attenzione però, che qua è basso. Attenzione che qua è basso. Attenzione. Scavando, noi siamo arrivati sottoterra dove abbiamo trovato un altro cerchio. Meno male che all'epoca io avevo un figlio che era molto magro e era lui che io lo legavo e piano piano l'abbiamo potuto pulire, perché abbiamo tirato. Scusa, tu mettivi tuo figlio lì dentro? Eh sì, perché non sapevo cosa fare.